Un monopoli inesistente per 60 minuti perde Ravellino contro il Giuliano, la seconda partita consecutiva. Biancoverdi che regalano praticamente 60 minuti di gioco alla formazione campana, troppo molli i monopolitani contro uno Giuliano che invece ha corso di più e meglio. Partiamo dunque subito con la cronaca della partita. Monopoli in campo con il classico 3-5-2, rilanciato Vassallo dal primo minuto in cabina di regia con Derisio a fare la mezzala, Rolando preferito a Bussaglia, in avanti cominciano Simeri e Fella. Dopo 5 minuti il Giuliano si vede annullare un gol per un fuorigioco di Zullo su un colpo di testa, c'era stata la respinta di Vettorella ma Zullo era in fuorigioco, poi il pallone era terminato in rete. Al decimo il sussulto del Monopoli, l'unico praticamente del primo tempo, su un tiro a giro di Fella che termina di poco fuori. Al dodicesimo inserimento del brasiliano Felipe, il tiro è respinto da Vettorella ma è praticamente soltanto il preludio al gol che arriva al sedicesimo ancora con un inserimento del regista brasiliano che batte così Vettorella raso terra. Monopoli in crisi al ventesimo, cross di Rondinella, colpo di testa di Piovaccari che termina a lato. Al ventottesimo ci prova Fella con un cross basso in ritardo sia Simeri che Rolando, ma è il Giuliano a menare le danze. Al trentatreesimo Piovaccari tutto solo davanti a Vettorella che respinge. Al quarantesimo il Monopoli perde clamorosamente De Rosa sugli sviluppi di una rimessa laterale, il cross al centro ma due giocatori sono in ritardo praticamente sulla linea di porta. Si va a riposo dunque con il Giuliano in vantaggio e con la sensazione anche che al Monopoli sia andata bene. All'inizio della ripresa dentro Pinto al posto di Falbo, ma dopo neanche 60 secondi arriva il gol del raddoppio con una rovesciata da parte di Felipe dal limite dell'area di rigore che batte così Vettorella. Monopoli ci prova a reagire. Al sesto un cross di Fella basso per Simeri, Zullo lo anticipa in extremis, ci prova Nocciolini con una punizione al decimo che termina alta, ma al dodicesimo il Monopoli accorcia, cross di Rolando da destra, conclusione a volo di Pinto e pallone nell'angolino sulla sinistra di Viscovo, partita dunque riaperta. Al sedicesimo cross di Rolando, colpo di testa di Derisio che termina a lato, qui Pancaro decide di cambiare tutto. Al diciassettesimo dentro Amlili, Starita e Montini al posto di Simeri, Vassallo e Rolando, si passa al 3-4-1-2 con Fella alle spalle di Starita e di Montini. Ma la reazione comunque non è delle migliori, bisogna aspettare il 27esimo quando c'è un cross di Pinto con Scannagatta che rischia clamorosamente l'autorità. Buono l'impatto comunque da parte di Pinto. Al 30esimo cross di Pinto, mezzo esterno di Amrilli che termina fuori. Al 38esimo tiro di Starita respinto da Viscovo e poi Amrilli da buona posizione spedisce incredibilmente alto. Ultima occasione per il Monopoli al 44esimo, cross di Pinto, colpo di testa di Starita che termina a lato. 2-1, Monopoli che deve riflettere molto su questa sconfitta contro il Giuliano.